Allora, dunque, questa sera abbiamo una serata con il nostro amico, perché ormai possiamo chiamarlo anche amico, Pierangelo Grillo, che è una delle star del nostro canale YouTube, con le sue belle 5.000 visualizzazioni, che con molto piacere è tornato a trovarci anche questa sera. Niente, per chi non lo conosce, Pierangelo Grillo arriva da Biella, fa parte dell'IFTA, è un eccellente costruttore specializzato nella gestione delle mosche fatte col pelo. E come ci disse l'ultima volta, da me piume ce ne poche, abbiamo usato il pelo. Esatto. E col pelo fa delle cose veramente eccezionali. Stasera ci farà vedere delle mosche parachute, paraloop, Paradan. Con Paradan e poi una mosca che sto ideando adesso che si chiamerà Imparallasse. Perfetto, Imparallasse, qualsiasi cosa. Adesso io lascio il palco per Angelo, che ci farà vedere le sue mosche. Al termine della serata lui ha portato delle sue mosche, chi fosse interessato a vederle, toccarle ed acquistarle può farlo tranquillamente. Per cui non mi resta che dirvi buon divertimento. Grazie, grazie della presenza. No, mi fa molto piacere ritornare da voi dopo un anno, perché mi sono trovato molto bene con voi l'ultima volta. Effettivamente è stata una bellissima serata. Non credevo neanche io che avesse un buon successo come è stato su YouTube. Io questa sera vorrei farvi alcune mosche. Chi non era presente l'altra volta, la faccio una piccola mia cronostoria. Costruisco da parecchi anni, ormai sono 35-36 anni che costruisco mosche, e negli ultimi 15-20 anni ho cominciato a costruire le mosche soprattutto con il pelo animale, quindi principalmente il capriolo, il camoscio, la lepre, le foca, quasi tutti i peli. Ripeto quello che avevo detto anche l'altra volta: io pescando prevalentemente, anzi esclusivamente a mosca secca, ho bisogno di artificiali che tengono molto bene l'acqua, anche perché appunto frequentando i piccoli torrenti dove i giri di acqua o le schiume sono parecchi, ho bisogno appunto di mosche abbastanza voluminose per tenere appunto l'acqua e perché si vedano. Io questa sera vi farei appunto vedere le mosche, abbiamo detto la serata dedicata al para, perché appunto farò alcune mosche con il principalmente in parachute, che sono le mosche che preferisco, perché appunto hanno una presa di sull'acqua molto, molto valida, appunto perché hanno una superficie ampia di presa. E poi farò alcune mosche un po' particolari, tipo che ultimamente si usano poco, tipo la paraloop, che sono mosche che vanno molto bene per fare le emergenti. Cioè un montaggio che va molto bene per fare l'emergente. Allora, comincerei subito a fare la prima parachute. Semplicemente, ecco una cosa che non vi ho detto, le mie parachute sono un po' diverse dalle altre, perché io uso come appoggio del parachute non soltanto il ciuffo al di sopra dell'amo, ma anche, anzi soprattutto, il foam. Perché il foam? Perché avevo visto appunto un articolo tempo fa, tantissimi anni fa, di Agostino Roncallo, dove usava appunto una strisciolina di foam come supporto per le Ekel. Lui montava le Ekel di gallo
e questo FOM, una volta fissato sull'amo, si apriva o si apre a V, e l'asola che è all'interno di questo V non esce più. Praticamente questo FOM la blocca completamente, quindi non si ha quell'effetto molla che di solito si ha quando si monta l'Ekel con il ciuffo. Il montaggio praticamente è sempre tutto uguale fino al montaggio del FOM. Quindi adesso facciamo una mosca molto semplice, un paio di codine. Un'altra cosa che... Galoppardo, vero? No, queste sono due codine sintetiche, però possiamo usare qualsiasi cosa per fare le code, galoppardo o anche gallo normale. Ecco, una cosa che vi devo dire subito è che io uso per i corpi, la maggior parte delle mie mosche sono costruite con la quill di tacchino. Perché la quill di tacchino? Prima di tutto perché è molto robusta e... secondariamente dà un effetto rigaggio molto, molto realistico. Ecco. Prendiamo. Poi anche qui a secondo di come si inserisce la quill si ha un effetto diverso. Ad esempio in questo caso io avrò un effetto abbastanza largo fra le spire. Ma fino a qui, come vedete, niente di particolare, quindi ecco. Si vede il nero? Ma io adesso quello che mi preme farvi vedere non è la costruzione, cioè è la costruzione della mosca, non se viene bene o brutta o male. Quello che mi preme appunto è farvi vedere il procedimento della costruzione. Poi basterà poi prendere una strisciolina di foam che verrà tagliata a secondo della misura dell'amo. Chiaramente un amo del 18 avremo una larghezza più piccola. Una mosca come in questo caso che ho il 12 sarà abbastanza larga. Dovrò soltanto fissare molto bene questo strisciolino di foam e avere l'accortezza di lasciare una buona testa. Io mi sono, ecco, una cosa che voglio dire è che 15 giorni fa siamo stati come IFTA a una fiera in Gran Bretagna e quando io ho costruito queste mosche sono rimasti un po' con gli occhi aperti perché non hanno mai visto costruire le parachute con le Ekel di gallina. Voi sapete benissimo se costruite che è quasi impossibile costruire una parachute senza un supporto, quindi le Ekel di gallina sono molto sottili, quindi è molto difficile far girare l'Ekel, sia l'Ekel di gallo oppure se usando i peli l'asola. In questo caso con il foam noi riusciamo a inserire all'interno del foam delle penne di gallina e visto che la nostra asola in questo caso, visto che la farò in pelo, oppure la nostra Ekel di gallo viene avvolta intorno al foam, non abbiamo più nessun problema di mettere le Ekel di gallina, che anche se sono molto sottili. Quindi prendo le mie due Ekel. Le inserisco all'interno del foam, vedete? Taglio la mia l'eccedenza delle penne, faccio un piccolissimo torace. Questo è del semplice dubbing del polipropilene. Ecco. Adesso in questo caso io voglio fare, visto che mi piace il pelo, voglio fare le Ekel con il pelo del capriolo.
Ecco, questo è del Piero di Capriolo. Ci sono talmente dunque, a secondo di come viene prelevato il pelo, cioè da che parte del corpo viene preso il pelo, cambia la lunghezza e la dimensione della fibra. Ad esempio, questo che vedete è un pelo preso da vicino alla gola, è molto sottile, è molto fine, e questo invece è preso dalla groppa ed è abbastanza più grossolano. Ad esempio, in questo caso, questo pelo qui è molto uniforme, quindi non avrò neanche addirittura bisogno di pareggiarlo. Quindi prendo un pezzettino di un po' di fibre di capriolo, le metto sulla pinzetta, le allargo un pochino, vedete, le faccio della misura giusta, al limite se sono un po' da pareggiare basta che, ecco, vedete, taglio l'eccedenza delle fibre, poi con l'aiuto della cera le inserisco nell'asola. Basterà inserire la pinzetta nell'asola, farla scivolare e io ho tutte le fibre dentro l'asola. Basterà cercare di mettere il più vicino possibile. Cosa ci vuole? No, non ci va tanto. No, ad esempio una cosa che un ragazzo mi fa, ma io le ho messe, però quando tocco con il twister mi sparano via. Cioè, bisogna anche tenerle fissate, bisogna tenere almeno due dita il filo, altrimenti sparano via. Ecco, una volta che ho fatto la mia asola, va benissimo anche se volete usare il gallo, va benissimo, quindi basta che io avvolga intorno al foam facendo ogni giro sotto al precedente. Ecco fatto. Ripeto, quello che mi preme è farvi vedere il procedimento di costruzione, non se la mosca viene bella o brutta o colorata. Ecco. Una volta fatto questo, facciamo il nostro nodo di chiusura. Io usando l'annodatore a molla, per abitudine, ho proprio notato che non serve più la colla. Quindi facendo 3 o 4 nodi sull'occhiello dell'amo non serve più la colla, vi garantisco che tiene benissimo. Ok, una volta fatto questo dobbiamo tagliare l'eccedenza del foam. Basterà tenere un po' alzato il nostro foam, tagliarlo, e come vedete siamo riusciti a costruire la nostra parachute con le ali della gallina, che è molto esile. Quindi avremo una mosca molto imitativa, molto esile, anche se è una parachute, e chiaramente a secondo della quantità di ekel che vogliamo mettere, in base alla quantità di ekel che metteremo, andremo a usare o in torrente oppure anche nelle acque abbastanza piatte, diciamo, che corrono non tantissimo. Ecco, questo è la parachute che costruisco di solito io. Vi voglio far vedere, oltre a questa parachute che è, diciamo, una mosca abbastanza semplice, una mosca che avevo anche fatto l'altra volta, per chi non c'era gliela presento adesso. È una mosca che io ho, non dire che ho ideato, no, è sbagliato, però ho elaborato avendo conosciuto Ivan Tomaselli, qualcuno di voi lo conosce sicuramente,
mi ha dato questo utensile qui, non sono nient'altro che tre aghi chiusi, tenuti insieme da questa piccola molla di acciaio armonico, e questo aggeggio mi permette di costruire le parachute con le echel di gallo in asola. Non so se conoscete Angelo Rosorani, sicuramente l'avrete già sentito, è un bravissimo costruttore marchigiano, che le sue mosche sono principalmente fatte appunto con le echel di gallo in asola. È un montaggio un po' elaborato, chiamiamolo così, ma non più di tanto, basterà soltanto avere una certa manualità. Il perché delle echel di gallo? Allora, le echel di gallo sono il top per galleggiabilità, quindi io costruisco una parachute con sia l'echel di gallo e insieme al capriolo. Allora ne farò subito un'altra, così vi farò vedere anche questo aggeggino. Ma perché monta le echel di gallo ad asola? Allora, perché in questo caso si usava, ad esempio Rosorani usava il montaggio in asola perché i calami dei galli 30 anni fa erano abbastanza grandi, si usavano di solito, si usavano i colli indiani e avevano i calami molto grandi, quindi veniva un bel ciuffone di materiale sulle mosche. Se era una mosca grande non c'erano problemi, ma sulle mosche piccole era abbastanza difficoltoso costruirle. Io ad esempio adesso la mosca che voglio fare è in echel di gallopardo. Sapete benissimo che il gallopardo ha le echel molto lunghe, quindi sarebbe sproporzionato usare questa penna per la mosca che devo costruire. Quindi con questo attrezzino qua e le mie pinzette riuscirò a tagliare le echel della misura voluta, proporzionata all'amo che sto usando. Ripeto, quello che mi preme è sempre il montaggio, non se la mosca viene bene o male, i colori. Infatti vedrete che io ho portato appunto poche cose perché è inutile portare l'ira di Dio, che poi dopo... Allora, facciamo le code un po' più grandi usando del gallopardo. Se voglio aprirle a raggiera, basta che io faccia passare il filo di montaggio al di sotto delle penne, delle code. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, io adesso non lo uso, però potrei anche farlo. Per la robustezza della mosca, usando il quill di tacchino, sarebbe meglio usare, perlomeno io uso, appunto per renderla un po' più robusta, della colla, dell'attack. Ma basta proprio un filino, proprio pochissimo. Così. Pinzetta, avvolgiamo. Blocchiamo la nostra...
prendiamo il nostro pezzettino di nuovo di foam, lo applichiamo al di sopra della, dell'amo. Ecco, una cosa che non vi ho detto è che il foam deve essere bloccato molto bene, non deve avere torsioni né da una parte né dall'altra, quindi è preferibile fare alcuni giri con il filo di montaggio all'interno e all'esterno del foam. Allora, prendiamo magari di nuovo la nostra gallina, così la rendiamo un po' più. Ecco. Ecco qua. Ah, una cosa, ecco, allora, mentre prima montando l'asola ho usato il filo di montaggio, questo in questo caso è un 8-0. Quando montiamo in asola il gallo, dobbiamo usare un filo un po' più robusto. Perché questo? Perché mentre il capriolo è abbastanza morbido come fibra, il gallo è molto duro, quindi se devo praticare una torsione maggiore per bloccarlo dentro all'asola, e l'8-0 è troppo debole, quindi io uso un filo che si chiama Power Trade della Textreme, ma va bene qualsiasi filo in Kevlar o insomma filo abbastanza robusto. 50 denari. Questo è un 50 denari, il più fine che c'è del Power Trade. Quindi basta che io faccio, mi basterà soltanto costruire l'asola con questo filo. Ecco, fate poi attenzione se per caso usate il Power Trade. Io adesso mi sono partiti due, prima di capire che cos'era, mi sono partiti due paia di forbici. È talmente duro che tagliando questo filo qui vi assassinano le forbici. Allora, come vedete faccio la mia asola. Poi la blocco con il filo di montaggio. Ecco. Prendo il twister. La fissiamo qui e tagliamo il nostro Power Trade. Quindi il power trade mi serve soltanto per fare l'asola. Adesso prendo un po' di capriolo, lo inserisco nelle pinzette se riesco. Io uso due pinzette appunto per cercare di aprire il meglio possibile le fibre, però nessuno vi vieta di usarne una sola oppure di usare il pareggiapelo. Ecco. In questo caso, ok. Questa dovrebbe essere la lunghezza. Ecco, anche qui, come tutte le cose, è chiaro che all'inizio si farà un po' più fatica a trovare la misura esatta della lunghezza delle Ekel. Una volta saranno un po' più lunghe, una volta saranno un po' più corte, ma la quadra si trova comunque. Ecco fatto. Adesso qui ho la mia parte, le mie Ekel di capriolo, e adesso andrò a prendere la penna di gallopardo. E adesso, come tutte le cose, diciamo le invenzioni, quando sono semplici nessuno ci pensa. Allora, tolgo la parte più
più lanuginosa della penna di gallopardo, inserisco il calamo all'interno. Vado vicino alla mosca, così vediamo. Ok, allora. Vieni davanti. Allora, vedete? Va bene? Aspetta, aspetta. Ok. Allora, inserisco il calamo all'interno dei tre aghi. Ok. Poi, con l'aiuto di una pinzetta, avvolgo più in basso, perfetto, avvolgo le mie echel intorno ai tre aghi. Ora non farò nient'altro che prendere tutte le fibre. Scusate, ma faccio un po' fatica. Tenerlo così faccio un po' fatica. Allora, lavoro giù di nuovo. Ecco. Ecco così. Ecco, adesso ho tutte le fibre rivolte verso l'alto, vedete? Basta che io le tolga dal supporto degli aghi, taglio la parte basale delle fibre e ho tutte le fibre pareggiate, pronte per l'uso. Basterà inserirle all'interno della pinzetta, vedete? Io adesso le allargherò un pochino, non più di tanto, ecco. E adesso con le forbici, chiaramente ci vogliono delle forbici seghettate, taglio le fibre. Quindi ho capriolo e gallopardo. Adesso le inserisco all'interno di questo. Ah no, scusate, non ho fatto il torace della mosca. Scusa, quando hai inserito. Non ha inserito l'eco del gallopardo, le capriole non è cascato? No, perché basta che lo tenga piatto, basta che tenga la pinzetta piatta e non casca. In questo caso adesso faccio un po' di torace, ecco, non l'ho fatto prima, lo facciamo adesso. Ok, allora adesso dentro all'asola inserisco come ho fatto prima la pinzetta e come vedete ho il capriolo e il gallopardo. Come prima faccio torco bene, qui dovrò torcere un po' di più del normale perché... E ho il mio cordoncino, avvolgo. Il problema di questa mosca qui purtroppo è il costo, perché sapete benissimo che il gallopardo, un mazzetto di gallopardo costa 5, 6, 7 euro. Quindi anche qui come prima ogni giro sempre sotto al precedente. Forniamo la testa della mosca. Questa, così questa ve la faccio passare, così la vedete bene da vicino, così. Anche in questo caso tagliamo l'eccedenza di foam.
usi il ciuffo di parachute? Questo è soltanto per farvi vedere che riesco a costruire una parachute con le echel molto sottili. Potrei usare le mosche che uso in pesca, generalmente sono fatte con il ciuffo, anche perché si fa molto prima. Soltanto questo. Questo è solo per farvi vedere appunto che si può costruire in parachute anche senza supporti, usando soltanto il foam. Ma tu hai voluto usare il capriolo e il galloppardo per due motivi: uno che ti fa la stabilità e il camoscio perché ti dà invece la... Allora, io ho usato il camoscio perché galleggia parecchio anche il camoscio, e il galloppardo perché dà un senso anche di movimento alla mosca. Sapete benissimo che i colori, il bianco e nero, dà sempre movimento alla mosca. Io l'ho fatto anche per quello. Comunque le echel di gallo galleggiano parecchio. Adesso, se voi la vedete, che è una buona mosca, io la uso parecchio questo. Il problema è che effettivamente costa, perché una piuma di galloppardo costa 50 centesimi, tutto lì, ma se uno le costruisce per sé... Niente. Con le mandrini? No, adesso queste qua le ho prese in Francia, queste qui, e le ho pagate 5 euro 12 piume, sono un po' più sottili delle altre, ma vanno, mi trovo abbastanza bene. Allora, fin qui abbiamo detto parachute. Adesso vi volevo far vedere un montaggio che si usa non tantissimo. Io lo uso soprattutto per fare le emergenti. Perché per le emergenti? Perché le echel saranno rivolte soltanto nella parte superiore dell'amo. Okay, quindi praticamente sarebbe come se io applicassi un ciuffo al di sopra dell'amo, però in questo caso userò degli elastici per avvolgere la mia asola. Allora, in questo caso, per fare un emergente, uso degli ami grab. Ecco qua. Allora, questo deve essere un 12, ma non gli ami anche qui non è che sia... Uso il grab perché essendo un emergente, la parte della curvatura dell'amo pesca di sotto dalla superficie dell'acqua. Anche qui il corpo praticamente si fa nella stessa maniera, poi volendo, ma possiamo anche usarlo, così vi faccio vedere anche un altro materiale che uso parecchio. Si può imitare una piccola Vesuvia. Ah, ecco, una cosa, ecco, questo volevo farvelo vedere anche. Allora, io adesso voglio fare un'imitazione di una piccola Vesuvia. Uso, e lo uso molto, questo materiale qua, che è quello del Pugliese, il Tiger, si chiama, sì, Tiger Point si chiama. Avvicino alla lama. Avvicino alla lama, ah, ecco. Abbasso. Ecco qua. Lo usano tantissimo per fare gli streamer, questo materiale qui. Scusate. Lo usano molto per fare gli streamer, ma è un polipropilene, e galleggia parecchio. Allora, prendo soltanto un piccolo ciuffo di questo materiale qua per imitare l'Vesuvia. Che colore è quello? Ma questo è... Ecco, come si chiama? Non lo so, comunque è un melange marrone, un cannella, sì. Ma ci sono tantissimi colori, io ad esempio lo uso anche molto per fare le ali dalle spente, usandone molto poco però. Sì.
Questa è la nostra esuvia. Ok, non so, qualcuno ha già visto costruire in Paralù? No, nessuno? Io no. Sono sicuro che tutti lo sanno cosa è l'esuvia, se magari fa un ripasso. Allora, chiaramente l'emergente cos'è? È la ninfa dell'insetto che sta bucando la tensione superficiale per fare la trasformazione. Quindi diciamo che questa parte, queste chiamiamo le code, rappresenta la ninfa vuota, la ninfa vuota mentre l'insetto si sta trasformando, ok? Quindi chiamiamo questo è l'esuvia vuota, l'esuvia è proprio la parte di insetto, la pelle, bravissimo, ok. Allora facciamo di nuovo il nostro corpo con il tacchino, qui ripeto si può, io uso questo per adesso perché per comodità che è qui, però ad esempio se vogliamo fare, ad esempio, ecco, in questo caso il rosso sapete benissimo che può rappresentare un ecmioduride. Gli ecmioduridi sono quelle effimere rossastre che volano in estate. Chiaramente se vogliamo fare l'imitazione di una betide dobbiamo scendere di amo e di colore, dovremmo mettere un'oliva. Quindi, ma ripeto, quello che mi preme, o perlomeno quello che voglio farvi vedere è il metodo, il sistema di costruzione. Ecco fatto. Abbiamo fatto il nostro corpo. Ok. Allora, adesso viene il bello. Scusate, faccio un po' di posto. Per fare una paraloop, o avete la moglie o l'amico che vi viene qui, che vi sorregge l'elastico, oppure fate come me e mi sono costruito questo accidente qua. E adesso capirete il perché. Allora, cominciamo a costruire il nostro... Allora, per costruire le mosche in paraloop occorre un elastico. In questo caso c'è, ad esempio, della Uni, si chiama Uniflex, questo si chiama Sexy Floss. Comunque è un elastico. Non è nient'altro che un elastico. Allora, io lo accoppio. Lo fisso al di sopra dell'amo, ok, adesso questo mi serve, questo mi deve, l'elastico mi deve restare in tensione, ok, faccio nuovamente il torace della mosca, ecco fatto. Adesso faccio di nuovo la mia, visto che, ripeto, a me piace costruirla in pelo, ma possiamo usare anche un eche di gallo. Facciamo la nostra solita asola. Prendiamo, stavolta usiamo il materiale un po' più grande. Usiamo del nuovo del capriolo. E chiaramente, come adesso... lo vedrete, costruendo in asola
si possono inserire all'interno dell'arlo tutti i materiali che vogliamo. Quindi prima ho usato soltanto il capriolo, poi ho usato il galloppardo, adesso userò della pernice appunto per dare movimento alla mosca. Ho inserito anche qui del capriolo diverso. Adesso prendo una penna di pernice e la inserisco come ho inserito prima. Le ecchel di galloppardo. Basta aprire la pernice. Tagliamo l'eccedenza. Ecco. Se io tengo la pinza piatta, anche se la apro, i peli vedete che non scappano. Quindi inserisco la pernice, taglio la cera, mi permette di non far cadere i peli. Ok, adesso aspetta, così. Sto rompendo le scatole questo, ok. Adesso avvolgo quest'asola intorno all'elastico. Quindi all'inizio sarà un po' faticoso, nel senso che tenderà a cercare di scappare un po' di qua, un po' di là, ma dopo alcuni giri si blocca tutto. Ecco fatto. Una volta che l'ho costruita, blocco l'asola. Prendo l'elastico, lo tiro in avanti e chiudo. Per quello che vi dicevo, che vi sembra che ci sia un ciuffone davanti. Ecco. E questo è il montaggio paraloop. Che serve appunto per lasciare tutte le fibre al di sopra della mosca, perché altrimenti mettendo un ciuffo non rimane aperto. Se voi vedete com'è bello aperto. È un tipo di montaggio un po' particolare. Tu hai notato che l'exuvia no. Addirittura io avevo fatto, per non so se leggete la rivista Confluenze, l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo più, avevo fatto questo tipo di mosca qui, invece di questa dell'esuvia, come in questo caso che ho usato del poli, avevo fatto un anello di nylon al di sotto del... vicino alla curvatura dell'amo. Poi ho preso un amo, ho tagliato la curvatura dell'amo, quindi ho lasciato soltanto l'occhiello e il gambo, e ho costruito la mosca su questo occhiello e gambo, e poi l'ho attaccata al filo di nylon. Praticamente c'era questa esuvia che si muoveva, che aveva la possibilità di muoversi. Sono cose che si fanno così a volte per provare. Io francamente non ho visto una resa né maggiore né minore che una mosca come questa. È una mosca che si vede molto bene, ecco. Se tu non metti le risuvia, ci metti le code?
Non ho capito, scusa. Se non metti le zuglia. No, non le metto le code, o posso mettere soltanto due pezzettini di coda lì, tipo di pernice molle, perché altrimenti se metto le code in una, non ha senso usare le code in un emergente, soprattutto usando il l'amo grab. Va bene, e questa è la parlo. Adesso io vi farei vedere anche un'altra mosca che è la, appunto, l'altra volta che sono venuto qui stavo provando a fare questa, la mosca che ho fatto prima, quella con il galloppardo. Adesso sto, io ve la voglio fare vedere, perché si chiama Parallasse, è una mosca che mi è venuta in mente nella, insomma, girando un po' fra costruttori, così si scambia le idee, si guarda, si copia, si guarda, si fa. E avevo visto anche questo signore qua, è marchigiano, si chiama Walter Luzzi, costruisce una mosca, lui lo chiama sparpaglione, è una mosca fatta con il galloppardo usando proprio tutta la piuma, quindi è una mosca abbastanza grande e ha le echel molto molto lunghe. La peculiarità è che lui monta le echel in maniera perpendicolare, quindi rimangono le echel, invece di essere in maniera ortogonale, quindi dritte sull'amo, rimangono tipo una devot, ecco, la chiamiamo così, ecco. L'idea è quella. Il perché è quello? Perché se noi montiamo in maniera ortogonale, quindi con le echel a volte sopra il gambo dell'amo, cosa succede? Le fibre al di sotto tendono a bucare l'acqua, perché quelle dritte cercano di bucare l'acqua. In questo caso, tenendole a 45 gradi, si appoggiano un po' di più. È chiaro che il metodo migliore per far tenere l'acqua a una mosca è il parachute, perché ha una rosa talmente ampia che non affonda. Allora, io vi chiedo anche qui un po' di pazienza, perché la sto elaborando adesso questa mosca, quindi cerco di farvela, di farla il meglio che posso. No, adesso lo tolgo. Dimmi. Sì, usa lui per fare quella mosca lì, usa quell'amo lì. No, quella di prima, quella di passo. Allora, in questo caso, allora anche qui in questo caso, per avere le eche piegate, uso di nuovo, io ho la malattia del foam, quindi uso di nuovo il foam in maniera un po' diversa. Allora, anche qui facciamo le nostre code. Questo. Allora, facciamo sempre il nostro corpo, magari questa volta lo cambiamo, invece facciamo un po' il polipropileno così. Ecco. Così cambiamo un po'. Ecco fatto. Allora, prendiamo di nuovo la nostra gallina, così. Non giù la gallina perché ne ho comprate una grossa, per quello.
Ecco, in questo caso monto le ali leggermente indietro rispetto a una mosca normale. Perché? Perché adesso in testa dovrò inserire il front. Okay. Quindi abbiamo le nostre alette. Poi prendiamo sempre un pezzettino di foam. Qui lo tagliamo un po' più largo. E dobbiamo inserire il foam dentro al lamo, quindi basta prendere uno spillo ecco fatto. Ah, ora devo fissare, come ho fatto prima, il foam. Non deve avere nessuna torsione né da una parte né dall'altra. Ecco. Questa torsione ancora. Il torace, ecco fatto. Adesso prendo un eche di gallo. Abbastanza lunga, questo potrebbe andare bene. Ecco la differenza, vedete che, per tornare al discorso di prima, oramai i calami sono sottilissimi, con la genetica che c'è adesso i calami sono molto, molto sottili, quindi secondo me è un controsenso montare i galli in asola, a meno che appunto uso il gallo pardo che è molto lungo. Allora, adesso non farò nient'altro che avvolgere, vedete che comincia già, metterne un po' di più. Comunque penso di aver reso l'idea, comunque adesso la faccio vedere. Questa secondo me è una mosca che va molto bene nelle acque abbastanza lente, anche in questo caso qui è molto imitativa, non buca l'acqua,
10. Allora, un'altra mosca che vi voglio far vedere, che questo qua non è para, ma sicuramente, secondo me, chi ha le prime armi oppure non costruisce tantissimo può essergli di aiuto, perché magari non riesce a costruire in parachute. Questa ve la voglio far vedere. Sono le split tackle. Split tackle. Le split tackle. Sono abbastanza semplici da fare. Perché così? Vecchie, no, sì, è una mosca. No, non quelle di De Rosa. Perché quelle di De Rosa avevano i bilancieri da parte. No, la split tackle normale, che praticamente cosa succede? Che noi montiamo o il gallo o il pelo, quello che volete, in maniera ortogonale, quindi in maniera classica, poi al di sotto dovremo inserire un qualcosa per alzare le hekel. Quindi avremo una maggiore superficie di appoggio della mosca senza fare tanta fatica, basterà soltanto avvolgere il nostro gallo o il nostro pelo, quello che volete, intorno all'amo. Io ne ho fatte, anzi lì ce n'è qualcuno. Uso per fare le split tackle, la parte, diciamo, quelle che serve per tenere aperte le ecol, uso sempre la quill di tacchino. Questo, ad esempio, voi avete visto che io ho usato questa parte qui della navigante, ok? Perché è molto sottile, molto fine. Se uso questa parte qui, vedete benissimo che è un po' più larga, è anche un po' più spessa, un po' più robusta. Infatti io uso questa parte per fare le split tackle. Anche in questo caso è abbastanza semplice il montaggio. La prossima volta porto i corpi già pronti, così. Grazie. Scusate, ma ho proprio sete. Allora, come vedete, i corpi sono sempre tutti fatti uguali. Quello che voglio farvi, il perché vi voglio far vedere i diversi tipi di montaggio, perché ogni tipo di montaggio si adatta a una certa particolarità di pesca. Ad esempio, pescare con una parachute in una piatta non ha senso. Magari potremmo usare, ad esempio, una split tackle, per dire, oppure un emergente in paraloop, oppure è assolutamente sbagliato, diciamo così, usare una paraloop in corrente, cioè non terrebbe, non tiene l'acqua. Quindi quello che vi voglio far vedere, appunto, è che dovremmo costruire le nostre mosche e usare un tipo di montaggio in base all'uso che avremo di quelle mosche. Ripeto, andare a pescare in un torrente dove c'è una corrente fortissima con una mosca fatta in maniera classica non ha senso, perché non vediamo la mosca, va subito sott'acqua, e quindi questi metodi di montaggio ci permettono di sopperire alle varie situazioni di pesca. In questo caso, questa mosca qua, ad esempio, io la consiglio moltissimo a chi ha le prime armi o che sta costruendo da poco e magari non riesce a fare le parachute.
questa è, diciamo, è un surrogato della Parachute e non si fa fatica a farla e ha una buona resa anche, anche questa. Allora, in questo caso facciamo il nostro corpo come prima. Poi dopo vi voglio far vedere una mosca un po' più piccola. Avvolgiamo sempre il nostro corpo. Va bene, va bene. Ci facciamo sempre le nostre ali. Le faccio tutte uguali, così almeno dopo vedete la differenza fra un montaggio e l'altro. Ecco. Allora. In questo caso non voglio usare il gallo, ma userò il capriolo. E la monterò. Ok, allora prendo una penna, una quill, vedete? Adesso la applico al di sotto dell'amo. E la fisso molto bene. Taglio l'eccedenza. Facciamo ancora un po' di torace. Anche in questo caso dovrò lasciare un po' di testa in più, perché appunto dovrò poi ribaltare questa quill. Facciamo la nostra asola. Quel filo lì è un 0,8. Sì, un 8,0, sì. Allora, facciamo così, basta le due pinzette, basta agitarle un pochino su e giù, poi se vogliamo pareggiare ancora un po', e le facciamo della lunghezza che vogliamo. Ecco, in questo caso delle split hekel dovremo cercare di usare delle hekel un po' più sproporzionate, nel senso un po' più larghe del normale. Quindi se usando il gallo usiamo delle hekel un po' più lunghe della curvatura dell'amo, con le split hekel almeno il doppio.
ecco, vedete le ho fatte già abbastanza lunghe. Una cosa, ecco, quando se usate il twister e torcete, io uso questo twister qua che costa poco ed è molto comodo, senza quelli con i cuscinetti. Quando la mia torsione arriva proprio all'inizio del twister, io mi fermo, perché altrimenti cosa succede? Che se torco troppo si spaccherà il filo, se torgo troppo poco c'è il rischio di poi perdere le fibre. Quindi adesso avvolgo in maniera normale, ortogonale, le nostre fibre. Ecco. Ecco, adesso ribalto la mia mosca, cerco di dividere in maniera uguale le eche, poi passo, ecco, la mia quill, la fisso. Avete capito il perché della buona testa? Perché altrimenti non riesco poi più a chiudere la quill. Ecco. Facciamo il nodo di chiusura. Non è che l'abbia divisa molto bene, comunque dovrò dividerla un po' meglio, ma comunque l'idea è questa. Bravo, molto bene. Specie di stelle. Sì, diciamo così. Adesso mi anticipate quello che volevo farvi adesso. Sì. Volevo farvi appunto una spent. Anche qui io sarò bastian contrario, non lo so, comunque. Allora, le spent sono insetti morti. Essendo insetti morti, sono completamente adagiate sull'acqua. Questo succede. E a me mi viene, vedo anche su internet, o anche ci sono anche delle mosche classiche fatte così, ci sono delle spent fatte con il collarino, al che dico, che senso ha? Non ha senso, cioè il collarino, cosa il collarino, il giro di Eckel, due giri di Eckel, cosa fa? Ci sorregge la mosca. Non ha senso, se è una spent, non ha senso che sia sopra l'acqua. Al che io ho fatto però per fortuna c'è internet. Ho visto un costruttore americano, che purtroppo è morto anche giovane, sto ragazzo, si chiamava Stahl Kulp, dove costruiva una spent. Non soltanto avendo le ali, perché le ali appoggiano sull'acqua, però hanno un limite anche queste, no? Cioè possono tenere l'acqua ma fino a un certo punto. E questo Shane Stahl Kulp usava per sorreggere la mosca, oltre alle ali piatte,
un collarino di fibre di, non so se usava cervo, io l'inglese non lo capisco, quindi non so se usava cervo, capiva. Comunque voglio, quello che voglio farvi vedere adesso appunto è una spent fatta con il capriolo e questo ve lo posso garantire che tiene tantissimo l'acqua. Oltretutto, se noi, cosa succede? Le spent hanno si ha il problema soprattutto nelle mosche piccole, non si riescono a vedere perché sono completamente coperte sull'acqua. Inserendo, adesso lo farò, inserendo un piccolo ciuffo di polipropilene, riusciamo con un minimo, è chiaro che se a 15 metri non possiamo vedere la mosca, ma con un minimo di visibilità della nostra mosca. Per le ali userò del polipropilene appunto della Puglisi, che anche questo mi pare che vada molto bene, molto imitativo, e appunto del capriolo. Allora, in questo caso non voglio fare una mosca molto grande, perché cercherò di fare una mosca sul 14. Ecco, in questo caso le spent, anche sapete benissimo, anche questa è una mosca che si usa particolarmente nelle acque poco morse, quindi dovremo cercare di fare di curare i particolari della mosca, tipo le code, il colore del corpo, un materiale che io uso tantissimo per fare le spent e soprattutto le mosche e le mosche piccole. Che sicuramente è un materiale che conoscete, è la quill di pavone. La quill di pavone, soprattutto nelle mosche piccole, imita tantissimo, molto bene i corpi delle effimere. Allora, anche in questo caso usiamo due fibre per fare le code. Adesso vi cerco, scusate, una cosa che io non ho fatto prima, però che vi conviene sempre fare se usate la quill, è bagnarle, tenerle a bagno. Perché? Perché sono secche. Una volta bagnate si acciucciare. Una volta bagnate se sono un po' più elastiche e tendono a rompersi di meno. Allora, apriamo le nostre code a V. Qui basta far passare il filo all'interno delle due code. Costruiamo il nostro corpo, anzi, o meglio, il nostro sottocorpo. Prendiamo la nostra quill, un po' bagnata, la fissiamo, anche in questo caso, soprattutto in questo caso qua, io preferisco, ci sono due maniere per fissare bene le quill di pavone. Una è usare, come sto facendo io adesso, un filo di colla, oppure un po' più elaborato, però molto più resistente, è costruire la mosca, costruire il corpo della mosca e poi passare un filo di colla UV al di sopra.
qui non so come viene perché non vedo un tubazzo. Molto bene, sta lì. Ok. Ok, allora vi parlavo prima appunto di mettere un piccolo, se volete, io a volte lo uso, a volte no. Un piccolo ciuffetto, tanto poi rimane sopra, non si vede. Poi prendiamo una quill per dividere le ali, la mettiamo lì sopra, anche qui se volete, io uso, adesso questo qua non ho altro, ma uso una quill abbastanza vistosa, ad esempio un arancio, un giallo. Ok, adesso facciamo il nostro le nostre ali. Anche qui le ali si possono fare in CDC, in penna, come preferite. Una cosa che mi hanno insegnato, ed è vero, quando si costruisce una mosca, meno roba si mette, meglio è. Bravissimo. Non si appiccicano quelle ali lì? No. Proprio no, è un bel materiale questo, se lo usate vi darà soddisfazione, davvero. Io pensavo, quando me l'ha fatto vedere, pensavo che fosse soltanto per fare gli streamer, e poi invece quando mi ha detto che galleggiava parecchio, l'ho usato. Vi farò vedere fuori le asole dagli occhi stasera, con tutte ste asole. Quando ho legato la quill di tacchino, ho legato capovolta per poterla girare dopo? Esatto, per girarla dopo, per dividere le ali. Deve essere verso giù. Esatto. Allora, qui adesso facciamo praticamente il capriolo. Farà l'imitazione delle zampe, quindi pochissimo materiale, ma proprio poco. E soprattutto dovrà essere un po' più lungo del normale, appunto perché deve soltanto fare le zampe. Quindi questa lunghezza qua dovrebbe andare bene. Cera. Ecco, torciamo. Qui ho torto anche l'ala, però. Ecco. Ok. Adesso avvolgiamo il nostro cordoncino dietro le ali? Davanti e di dietro.
incrociato, perché appunto anche ci dovranno essere sia delle zampe sia davanti che di dietro. Cerco di dividerlo un po' meglio di quella di prima, perché prima ho proprio toppato. Allora prendo la mia quill, la parto lì sopra, come sapete benissimo, gira e rigira, le mosche sono sempre quelle, eh. Non è che si inventa chissà che cosa. Questa è la nostra. È troppo lunga. Meglio. Ecco. Oh, là. Una domanda. Tu prima hai detto che usava quilli di tacchino o arancio, giallo, un po' colorato. Su una mosca del genere, che resterebbe anche sopra, perché gli dà il colore, non usa un colore smorzato come... Perché tanto rimane sopra. Per, cioè, essere un po' visibile. Un po' più visibile. Ah. Solo per quello. Tanto da sopra il pesce non la vede di sicuro. Sì, no, era per capire come mai non ho mantenuto il colore del, cioè, le fide d'ovone, poi, verde, poi, non sì, poi quelle cose lì sono dettagli, dettagli nel senso che ognuno cerca un po' di fare le cose un po' magari diverse. Tutto. Se vediamo che ho solito un po' di colore, però... Spero che sia andata bene, che vi siate divertiti. Sì, assolutamente. Ringraziamoti per le fantastiche... Sono io che ringrazio voi. Assolutamente. Anche stasera è stato veramente interessante. E niente, adesso ringraziamo il nostro amico e ci vediamo alla prossima volta. Alla prossima volta, e già scatta l'invito per la prossima volta. Volentieri. Grazie Filippo. Loro studiare altre cose.